Ciao. Vieni, ti stavo aspettando, manchi solo tu. Vieni, 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 vieni. Manchi solo tu. Vieni, siediti qui, ti do una bella tazza di tè. Benvenuta, benvenuto alla nostra tavola dei sensi di colpa. Come va? Quanti sensi di colpa ci sono dentro di te in questo istante? Di cose che magari non hai detto, cose che hai detto, cose che hai fatto, cose che non hai fatto, cose che non hai fatto abbastanza. Ieri ero sveglia fino alle 2, 2 di notte sveglia con gli occhi sbarrati, non riuscivo a dormire, avevo questo senso di colpa lacerante, che per 5 giorni adesso parto, lascio i miei bimbi col papà e dicevo, ma come faranno questi bimbi poverini tutti da soli, questi orfanelli in mezzo alla strada senza mamma, non ce la faranno mai, come faranno? Sono una mamma terribile, terribile, cosa posso fare? Quindi mi sono alzata alle 2 di notte, ho fatto due disegni bellissimi, mettendoci proprio un cuore, scritto mamma, ti voglio bene, sarò sempre con te, tienimi in tasca, portami con te. E i miei figli si sono svegliati stamattina, sono venuti al tavolo, hanno visto il disegno. Hanno detto, vabbè, hanno buttato, non gliene fregava niente. Non gliene fregava niente, erano serenissimi che io sarei partita per 5 giorni, tanto stanno con papà. Un inutile senso di colpa. E tu? Raccontami i tuoi.